frattempo il caldo è scoppiato, altro che primavera, qui è scoppiata l'estate. Siamo alla Balton, buongiorno Graziella, ciao, grazie per l'acqua. Eccoci qui, siamo venuti da quest'altra parte per dissetarci e vediamo anche se riusciamo a beccare nel frattempo qualcuno dei vostri. Abbiamo, sì, abbiamo Walter. Vediamo se Walter riesce in qualche modo a liberarsi, perché vedo che è con delle persone. Un sorso serve. Seguici, seguici, seguici da quest'altra parte, vediamo se riusciamo. Buongiorno Walter, buongiorno a te. Allora, tu sei un volto notissimo per gli amici di VendingTV.it, sei l'amministratore delegato, esatto, sei l'amministratore delegato di Balton, salutali pure. Un saluto a tutti, benvenuti a Venditalia. Venditalia 2014 è quest'anno ricchissima di novità e anche voi, vedo, ne avete tantissime. Sì, sì, anche noi ci siamo presentati, ci siamo fatti l'abito nuovo. Abbiamo due stand, abbiamo il nostro stand istituzionale dove presentiamo i nostri prodotti e dove, sulla nostra destra invece abbiamo il vending store. E noi ora andremo a scoprirli insieme a te o a chi ci dirà. Ivan, che è la persona più adatta. Per... Ivan Tanzaniello. Tanzaniello, sì. Chiamerei che è proprio qua. Dov'è Ivan? Ivan, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovati. Ben ritrovato tu. Tutti. Ben ritrovato tu davanti agli schermi di VendingTV.it. È un onore, grazie. Ivan, Walter ci diceva che quest'anno avete tante novità da andare a presentare. Io sono venuto qui perché avevo visto in lontananza qualche bottiglia d'acqua, ho detto mi prepari un sorso d'acqua. A grazie alla vostra splendida collaboratrice che si occupa della segreteria e che insieme agli altri colleghi, insieme a Walter, si occupa anche del marketing. Che cosa presentate qui a Venditalia? Vabbè, come sempre i nostri cavalli di battaglia che non mancano mai. I mobiletti. I mobiletti, ci conoscono come quelli dei mobiletti, per cui oramai è un marchio di fabbrica e noi ce ne vantiamo, per cui Sì, perché i vostri sono belli, robusti, hanno un design estremamente elegante. Sono quelli della prima fiera del 94, sono sempre quelli, cioè non si rovinano mai. Insomma, dovete andare a costruire anche altro, perché se li fate eterni, quando li ricompreranno poi i gestori? Ma noi abbiamo soluzioni grafiche Noi mettiamo in sicurezza gli investimenti e ne facciamo fare di altri, di nuovo. In che modo? Abbiamo pensato con la logica che il nostro amministratore in persona, vedi, l'abito elegante, no? Quindi il vestito, l'abito, abbiamo pensato che il dress code dei nostri distributori potesse, come dire, avere un look accattivante, elegante, robusto, anche questi però purtroppo durano molto, poi non so cosa ci inventeremo. E purtroppo la dice lunga, attenzione, perché loro che fanno strutture devono farle naturalmente di una certa consistenza, perché devono essere antivandaliche, devono poter rappresentare qualcosa di duraturo nel tempo e voi ci siete riusciti. Questo è proprio il merito e il know-how della nostra azienda. Siamo nella fattispecie un'azienda di carpenteria, siamo nel settore da tanto tempo, abbiamo sottoposto al vaglio dell'analisi tecnica tutta una serie di criticità che dovevano evidentemente impattare sul valore aggiunto che dovevamo conferire all'allestimento in quanto tale, per cui riteniamo di aver raggiunto un ottimo risultato in termini di qualità e anche in termini di prezzi. Perché... Ma sono questi che sono alla tua destra, ora alle nostre spalle? Questa è una delle tipologie. Noi abbiamo presentato una famiglia di allestimenti adatti alle varie location. Uno dei claim che ci ha ispirato è quello di portare il distributore automatico quanto più possibile anche on the road, per cui abbiamo simulato fra l'altro proprio in questa zona l'opportunità di avere un arredo complementare alla postazione automatica che può realizzarsi tanto in una location indoor quanto in una location outdoor, per cui riusciamo a soddisfare le duplici necessità.
Noi abbiamo già osservato alcune delle vostre strutture nel corso del Vending to Go. In una delle soste, quella di Bari ma anche quella di Firenze, voi avete esposto delle bellissime soluzioni per interni e per esterni. Alle nostre spalle c'è una di queste soluzioni, sono sempre diverse, sono sempre varie, sono sempre ricche di decorazioni. Esempio, il cameraman inquadra tutta la parte alta, ma non ora può far vedere, togliamoci, ecco, facciamole vedere, gli altri elementi decorativi che sono, allora, descrivili tu stesso. Questa è definita linea prisma. Linea prisma è un insieme di accessori complementari, come dicevo prima, alla punto ristoro, dove abbiamo attrezzato, in questo caso specifico, dei porta rifiuti con un portapiante e una panchina per la seduta. E poi ancora io vedo un cestino dall'altra parte, lì al centro di questa struttura ci sono i piccoli vani per poter inserire carta indifferenziata, plastica e alluminio. Esattamente, esattamente, con il modulo monitor dove, voglio dire, lì sotto il profilo della comunicazione ci si può far venire mille idee commerciali, tanto per promuovere i prodotti presenti nei distributori quanto per fare comunicazione a 360 gradi. Questa è una tipica struttura da interno. Poi possiamo passare a quelle che rievocavi. Sì, andiamo dall'altra parte. Seguiteci nel frattempo, così cerchiamo di andare a guardare nel frattempo anche qualche altra struttura che nella parte alta ha del Lexan, come lo chiamiamo? Alveolare? Alveolare, licenza poetica che ci sta. Chiaramente si intuisce facilmente che è una struttura da esterno, una tettoia antipioggia, se vogliamo. Qui chiaramente le implementazioni sul prodotto sono di natura non solo legate ai materiali ma anche... Aspetta, io mi scosso da quest'altra parte così, vieni qui, così il cameraman ha modo di mostrare in tutto il suo splendore quelli che sono i dettagli di questa struttura. Coibentabile, anche perché ci è capitato di fare installazioni in prossimità del mare, per cui con temperature sopra i 30 gradi, piuttosto che vicino a impianti sciistici con temperature a meno 20 gradi, per cui la coibentazione della struttura è necessaria per mantenere integra la funzionalità dei distributori automatici. La funzionalità dei distributori, ma anche e soprattutto le caratteristiche legate ai prodotti alimentari. Certo, anche perché la funzionalità dei prodotti ha un impatto diretto sui prodotti poi alimentari che vengono venduti, per cui riusciamo assolutamente a preservare che questa caratteristica rimanga intatta, via. Andiamo da quest'altra parte, qui seguiteci ancora, abbiamo altro distributore con altra struttura, facciamola vedere, ecco appunto, nei suoi spazi larghi, perché sai, vedere il nostro faccione è tanto bello, però insomma i nostri spettatori hanno bisogno di guardare i dettagli, quali sono le caratteristiche di questa struttura. Questa è un'altra struttura che è la duplice versione sia per interni che per esterni, è sempre un blindato, quindi anti vandalici. Io mi permetto di fare così, aspetta vai, un secondo. Beh, è piuttosto forte. Non sono. Fa più scena. Sì, sono delle varianti anche di design, per cui siamo riusciti a ricreare l'alloggiamento dei LED per dare attraverso un gioco di luci alcune. Fare in modo che la visibilità venga accentuata poi sui punti di servizio del distributore automatico, per cui. E queste sono da esterno, tipicamente da esterno? Sia da interno che da esterno, ha lo stesso design modulabile per le due versioni, in questo caso specifico è una postazione da esterno. Perfetto, proseguendo dall'altra parte vediamo un attimo quali sono, che carine, queste sono delle strutture con tutti gli angoli tondeggianti. Già, questa è l'ultima della famiglia, abbiamo curato molto la parte del design, si è passati da un momento dove le forme erano diventate nel design molto squadrate e abbiamo pensato di smussare
l'angolo in questa maniera, con dei profili di alluminio, sono un nostro prodotto utilizzato per creare poi la struttura, l'anima della blindatura, quindi sono comunque strutture molto leggere, modulabili, semplici da montare, per cui il grande vantaggio tecnico è proprio la facilità della parte assemblaggio e della parte installazione dei vari moduli. Per cui... Ecco, se io gestore voglio acquistare la struttura, non dico il prezzo perché magari questa è una cosa un tantino più riservata, ma in quanto tempo posso attendermi il montaggio della struttura? Cioè, quanto tempo ci vuole per montarla? Sicuramente molto prima dell'arrivo dei distributori. Ok, no, io dico non da quando l'ho ordinata, ma dal momento in cui mi arriva, stamattina alle 8, arriva il corriere e mi porta tutti i pezzi. L'operazione è molto semplice, classica configurazione standard di una macchina caldo-freddo con due bravi operatori in un'ora. In un'ora? Sì. In un'ora? In un'ora è montato. Pensavo di non aver capito bene, perché in un'ora l'intera struttura, che di fatto ha delle caratteristiche complesse per la sua elaborata struttura, beh, insomma. Proprio grazie all'utilizzo dell'alluminio, come ti dicevo prima, abbiamo la possibilità di preassemblare lo scheletro, l'anima, che viene trasportato integralmente, quindi quando arriva a destino è facilmente collocabile, per cui poi la parte della pannellatura è un'operazione molto molto semplice. Ivan, ultimo, ma non ultimo, c'è il vostro vending store. Che cos'è il vending store? Anzi, raccontacelo mentre noi andiamo dall'altra parte così in questo modo riusciamo a capire che cos'è questo nuovo concept che nasce, credo, da un'idea tua e di Walter. Ma guarda, l'idea è un insieme di interazioni. Vending Store già nel nome identifica quella che è stata l'idea, quindi negozio automatico, non più strettamente collegato al concept H24, perché poi qui apriremo un tavolo sulle criticità degli attuali negozi che oggi sono presenti sul mercato, che per noi sono stato comunque lo spunto per fare degli approfondimenti dal quale poi è nato il concept Vending Store. Diciamo che, ecco, se mi posso permettere, voi siete andati a individuare le necessità di una nicchia e andarle poi a colmare con una proposta commerciale strutturata. Certo, anche perché la nicchia oggi non è più tanto nicchia, lo è per il mondo dei gestori nella distribuzione automatica, tenendo conto che oggi il 90% di questa tipologia di negozi è ad uso di clienti privati, che purtroppo mancano in tutta quell'esperienza che invece il mondo delle gestioni hanno per gestirli al meglio, perché oggettivamente quelli che ci sono in giro oggi sono lacunosi su molti fronti, per cui abbiamo ritenuto che non siano il giusto luogo, fatti così, dove un distributore automatico può esprimere ciò che come potenziale ha. Allora, facciamo un riepilogo. Voi non vendete solo il negozio, ma realizzate tutto ciò che è il concept, la progettazione, il finanziamento, se è possibile, e fino al montaggio e la scelta della stessa location. Noi lo abbiamo voluto sintetizzare come claim promozionale in questa frase sui cinque passi semplici che rievocano la possibilità e la disponibilità della Vendistore ad accompagnare nella scelta il cliente in cinque facili soluzioni che vanno dalla scelta della location ad una progettazione e produzione che facciamo tutta internamente con l'ausilio di partner. Abbiamo l'architetto Palladino che è lì alle prese con un cliente, avrei piacere di presentarvelo, così come all'utilizzo di soluzioni finanziarie per poter avere anche, come dire, una spesa dilazionata nel tempo e quindi beneficiare sin da subito di quella che è poi la redditività che con le scelte giuste nella location giusta sicuramente sono performanti. In questo caso voi potete riuscire a suggerire anche un business plan, una modalità operativa affinché la sua iniziativa abbia successo. Assolutamente sì.
avendo pensato anche ad un concetto di implementazione di business, per cui abbiamo presentato la piattaforma MultiView, dove le duplici possibilità sono legate per la prima all'opportunità di poter veicolare spot promozionali, per cui se si riescono a intercettare delle committenze in tal senso può anche essere quella a fronte di business, piuttosto che intercettare servizi che implementino l'attrattività dell'utenza, per cui abbiamo una piattaforma multiservizi che consentirà di pagare all'interno del vending store la bolletta del telefono, la ricarica telefonica, il canone RAI piuttosto che la carta premium, quindi una serie di servizi che consentono al negozio automatico di essere più attrattivo. Beh, insomma, non è solo vending di vecchia generazione, caffè, bibite, snack, ma anche tanto tanto altro. È il vending della nuova generazione. Ivan, io nel frattempo, vista la tempistica televisiva, non posso che andare a ringraziarti salutando anche e soprattutto Walter insieme a Pino Palladino, a Maurizio, io tutti. Io chiamerei un attimo. Ecco, vediamo se riusciamo a beccare. Vieni Maurizio, vieni. Vieni. Buongiorno a tutti. Presente. Maurizio Frusteri, responsabile commerciale Balto Meliven Group. Noi ci siamo conosciuti a Bari e tu sei stato, voglio dire, brillantissimo nell'andare a spiegare tu come erano fatti. Era la tua prima apparizione televisiva, ma era anche la prima apparizione della... gli amici di Vending TV che mi hanno appunto assistito durante l'intervista. Del primo allestimento, devo dire. Infatti era proprio quello che stavo dicendo, ma lui era preso giustamente dal saluto per gli amici che non lo vedono da 6 mesi, anzi forse qualcosa in più, perché stiamo parlando di giugno dello scorso anno. Sì, infatti giugno scorso anno. E allora? Noi ti ringraziamo molto. Ma per carità, stiamo facendo informazione. Vogliamo chiudere dicendo che la nostra azienda è aperta a tutti, lo staff che è qui presente con noi, che volevo... Ecco, aspetta, presentiamo anche lui che nel frattempo, eccoci qui, nome, cognome, l'azienda la conosciamo e la tua funzione. Buongiorno, Monopoli Alfredo, area manager Centro Sud Italia. Alfredo, tu ti occupi di tutto ciò che è vendita e assistenza commerciale, naturalmente per Eliven Baltom. Assolutamente. Da quanto tempo? 2 anni, ma lavoro per la famiglia da oltre 15. Bello, bello sentire per la famiglia, perché vedete, la cosa bella è proprio questa, loro ci mettono passione, è come se davvero fossero una famiglia. Vieni qui Pino, vieni qui, presentati, nome, cognome e funzione. Buongiorno, sono Giuseppe Palladino, faccio parte della Vending Store, ci occupiamo di negozi automatici H24. E questo l'abbiamo già detto, poi avremo modo di ridirlo, non preoccuparti, avremo modo di ridirlo naturalmente in un servizio dedicato proprio a loro. E infine, ma non ultima, becchiamo Graziella che è la... perché è la persona che si occupa poi, io direi, delle rogne. Dare la bottiglia d'acqua al signor Fabio Russo, parlare con le tipografie, parlare con i fornitori, dire ai clienti aspetta, ora domani mattina riusciamo a mandarti il tutto e così via. Esatto, marketing commerciale e tutto ciò che è necessario. Nome e cognome. Graziella Troncale. E allora Graziella, tu anzitutto saluta gli amici di VendingTV.it. Salutiamo gli amici di VendingTV.it, visitate il nostro nuovo sito www.elivent.com. Perfetto, che venditrice! E allora, tutti voi un gran saluto a loro che stanno dall'altra parte e che nel frattempo andranno sul vostro sito per saperne di più ed entrare in contatto con la Eliven Baltom e per i mobiletti e per le strutture, ma anche e soprattutto per la nuova iniziativa Vending Store. Fabio Russo per VendingTV.it continua in questa 4 giorni milanese per andare a cercare di documentarvi tutte le novità che sono presentate. Sono davvero tante, credetemi.